amministrazione del sindaco Marino, che come sappiamo ha dato una svolta sicuramente sul piano dell'approccio alla città e quindi della laicità e dei diritti civili senza precedenti. Su altri aspetti dell'amministrazione poi avremo modo di parlare, perché il libro ovviamente di Ignazio parla, Marziano Roma parla anche di aspetti diversi, più complessi dell'amministrazione di una città come Roma. Però da qui inevitabilmente vorrei partire, perché io credo che se Ignazio ha accettato di presentare con me oggi questo libro a pochi giorni dal voto, è un momento complesso per la città, e anche in virtù di questa coincidenza temporale e dell'aver potuto di più che conoscerci, condividere un momento particolarissimo secondo me. E io non lo dimenticherò mai, quel Pride del 2014, quando per la prima volta dopo 20 anni il sindaco di Roma decideva di scendere in piazza con Roma Pride, Ignazio si piazzò al mio fianco accanto allo striscione, e l'impegno iniziale era quello di percorrere 100-200 metri per poi andare ad altri impegni che aveva in città, e invece ridendo, nella gioia della marcia arrivavamo fino oltre il Colosseo, non si riuscì più a portare via il sindaco dal Pride. È stato quasi un amore a prima vista, in un certo senso. E da lì, in quel Pride, prese l'impegno di portare all'approvazione il registro delle unioni civili, che era il programma, entro prima del Pride successivo. E però non solo, perché poi il registro delle unioni civili è ovviamente un elemento simbolico importante, con anche qualche conseguenza pratica, ma dalla forte carica simbolica rispetto al riconoscimento dei diritti. Quando si parla di politiche che toccano le questioni dei diritti, della diversità, non soltanto per quanto riguarda l'orientamento sessuale, ma in generale ovviamente c'è un ventaglio di azioni molto più complesse, molto più profonde, che può mettere in campo un'amministrazione. E appunto in capo all'assessora Cattoi ci furono diverse azioni, cominciando un tavolo di associazioni LGBT che propose delle azioni, gli interventi contro il bullismo nelle scuole, con Le cose cambiano a Roma 1 e 2, e una serie di altre iniziative nel complesso hanno disegnato una politica in questo campo, che veramente non aveva precedenti, che segnava una enorme discontinuità con l'amministrazione di Alemanno. Però anche su questo tema, in realtà, e qui lancio il primo là a Ignazio, i temi di cui parla il libro e quelli di cui sto parlando io si toccano, perché già dalle primissime pagine, quando si parla si comincia dalla fine quasi, no? dalla conclusione di questo percorso a metà dell'amministrazione romana, noi abbiamo alcuni protagonisti che vengono alla luce, uno fra tutti l'allora presidente nella fase iniziale del Consiglio Comunale, Mirko Coratti, che fino a che è stato in carica aveva di fatto impedito che quel registro delle unioni civili fosse portato in discussione, ed era stato un ostacolo insuperabile. Soltanto paradossalmente l'inizio della fine, con l'avvio della inchiesta di Mafia Capitale e quindi l'uscita di scena tra gli altri di Mirko Coratti, ha consentito che, anche per dare un segno di svolta probabilmente al corso dell'amministrazione, la nuova presidente Baglio e il Consiglio Comunale tutto decidessero di imprimere un'accelerazione alla discussione sul registro delle unioni civili. E io penso, e questa è la prospettiva che ovviamente in quegli anni, in quel momento, mi vedeva più impegnato, ma penso che, così come sul registro delle unioni civili c'erano mille e mille questioni che rimanevano in sospeso tra i ricatti di una politica capitolina mai più opaca, più melmosa per certi versi, e che abbiamo visto in tantissime occasioni, dalla gestione, dalla fatica della chiusura di Malagrotta, quindi tutta la gestione della questione dei rifiuti, alla questione dei trasporti pubblici, tantissimi elementi che per i romani sono evidentemente una vita quotidiana,
e che venivano bloccati da dinamiche di correnti, di clientele, di ricatti. Questo è quello che si aveva l'impressione. Nel momento in cui scoppia Mafia Capitale, il Consiglio Comunale, il partito di Marino, il Partito Democratico, era impegnato nella polemica sulle multe per la Banda Rossa che entrava in centro senza permesso, cioè, che ha del ridicolo sentirla raccontare oggi, ma che in quei giorni la stampa raccontava come fosse lo scandalo più importante su cui concentrare l'attenzione dei cittadini. Erano evidentemente delle armi di distrazione di massa dell'attenzione dell'opinione pubblica dalle questioni che Roma doveva affrontare. E quindi su questo chiederei a Ignazio, diciamo, il primo confronto sul tema, su come e perché il suo partito, il Partito Democratico, che magari non si aspettava che lui vincesse le primarie e poi vincesse le elezioni e fosse eletto sindaco, almeno questa è l'impressione che si ha, e che poi ha subito di fatto, quindi il sindaco Ignazio Marino, come mai questo partito sin dal primo giorno sembrava opporsi a qualsiasi desiderio di cambiamento e di svolta. Questo non vuol dire che tutte le scelte sono state giuste o sbagliate, diciamo, la lettura può essere anche critica delle scelte, però sicuramente non ha avuto un partito al suo fianco, questa è l'impressione. Innanzitutto buonasera a tutti e grazie ad Andrea di avermi invitato e darmi un'ulteriore opportunità di presentare un libro che ho scritto veramente con l'idea di raccontare, di narrare quali sono stati non solo gli ostacoli e le difficoltà, ma quale fosse la visione mia e della giunta per la nostra capitale. Andrea ha iniziato con un tema e con un sorriso vorrei anche correggere alcune delle parole che egli ha pronunciato. Ha detto, parlando dei diritti civili, parlando delle unioni civili, ha detto parleremo di questo, ma anche di temi più complessi, facendo riferimento ai temi che riguardano la vita di una città, come immagino il trasporto, appunto la chiusura di una grande discarica con Malagrotta. Bene, io su questo, e so che anche Andrea ha usato questa frase, ma condividerà pienamente il mio pensiero, io penso che in una città e soprattutto in una capitale sia compito anche del sindaco preoccuparsi non solo delle buche nelle strade, che sono molto evidentemente importanti per la qualità della nostra vita, ma anche della possibilità delle persone di vivere pienamente la propria vita. Insomma, una comunità è una vera comunità se tutti hanno gli stessi diritti. E quale diritto più importante del riconoscimento del diritto ad amare? E quindi questa che era stata una degli impegni, come tanti altri, durante la mia campagna elettorale 3 anni fa, nella primavera del 2013, divenne uno dei temi, così come la chiusura della discarica di Malagrotta, oppure quello del risanamento del bilancio, di non creare più nuovi debiti per la città di Roma, uno dei temi principali sui quali concentrarci e lavorare. Ed è importante, non solo per me, che sono appunto contento di presentare quanto scritto in questo libro a voi, ma è importante in questa fase parlare. Prima, soffermandomi con alcune giornaliste, dicevo che io mi auguro che i candidati si esprimano sui temi principali che riguardano l'amministrazione della città, perché bisogna certamente votare sulla base dei contenuti. E qui un contenuto, ad esempio, lo abbiamo. Abbiamo il contenuto dei diritti civili, del riconoscimento degli stessi diritti per tutti, dell'uguaglianza di qualunque coppia che viva o decida di vivere e di abitare nella nostra capitale. E qui sappiamo, e poi ognuno sulla base del proprio orientamento e del proprio pensiero potrà fare delle scelte. Se
Sappiamo che c'è un candidato del Partito Democratico, sappiamo che quel Partito Democratico, fino a quando è stato Presidente del Consiglio, appena del Consiglio Comunale, l'ha appena ricordato Andrea, Mirko Coratti, che era stato votato dal consigliere del Partito Democratico, impedì che venisse votata la norma cittadina sul registro delle unioni civili. Sappiamo che ad esempio adesso abbiamo un candidato che è stato rispettabilissimo, ma che è stato per molti anni il braccio destro di Francesco Rutelli. Sappiamo che Francesco Rutelli è stato orgogliosamente il portavoce, il sostenitore di tante battaglie contro la fecondazione assistita, contro le unioni civili, contro il diritto di cittadinanza, contro il testamento biologico, e quindi sappiamo quale visione questa parte o quella parte del Partito Democratico hanno su questi temi. Hanno una Roberto Giachetti viene da una cultura e ha lavorato con un uomo che ha una visione di chiusura totale rispetto ai temi dei diritti civili. Poi abbiamo Alfio Marchini che ha detto con orgoglio, grande e straordinario, io lo dico sempre, ma davvero lo dobbiamo dire, è uno straordinario campione di polo. È stato campione mondiale, ragazzi, per voi ridete, ma provate voi a diventare campioni mondiali di polo, cavalcando dei cavalli argentini, nervosi, difficili da condurre, e colpire con una lunga mazza una palla, e insomma non è facile, ma ha subito chiarito che anche in presenza di una legge dello Stato egli si asterrebbe dal celebrare unioni civili, quindi la sua l'ha detta chiara. Poi abbiamo Giorgia Meloni, mi pare che sul tema dei diritti agli omosessuali penso che non ci sia bisogno di descrivere quale sia la posizione di Giorgia Meloni, dei Fratelli d'Italia, di Gianni Alemanno sui temi. Ricordo soltanto che Gianni Alemanno, membro importante del partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, interruppe completamente i rapporti con l'unica città al mondo gemellata con Roma. Non so se lo sapete, c'è una sola città al mondo gemellata con Roma, ed è la città di Parigi, con un voto dei rispettivi consigli comunali del 1954, e a Gianni Alemanno interruppe ogni rapporto perché il sindaco di Parigi, Bertrand Delanoë, è omosessuale. E quindi durante i 5 anni di giunta governata da un membro dei Fratelli d'Italia non ci furono rapporti con la città di Parigi, l'unica città. Io ho ricevuto una bellissima lettera di recente da Anne Hidalgo, che ricorda appunto la ripresa dei rapporti tra Roma e Parigi. Poi abbiamo altri due candidati tra quelli principali, uno è Stefano Fassina e Virginia Raggi, sui quali su questo tema sappiamo con certezza, dall'impegno di Stefano Fassina in Parlamento e anche dall'impegno del Movimento 5 Stelle, che ha votato il registro delle unioni civili in Campidoglio, quali sono le loro posizioni. Ecco, io credo che questo sia utile per tutti conoscere che cosa pensa la persona e il partito che decidiamo di sostenere con il nostro voto. È anche vero che su tanti altri temi, per concludere diciamo la prima domanda che mi ha fatto Andrea, non c'è stato anche su altri temi il sostegno del Partito Democratico. E io ricordo molto bene quando alla fine del periodo in cui mi ero messo come traguardo quello della chiusura della discarica di Malagrotta,
incontrai perché evidentemente dovevo per forza parlare con la persona che gestiva la discarica di Malagrotta, che come sapete da alcune decine di anni era una singola persona, un avvocato che si chiama Manlio Cerroni, e Manlio Cerroni mi disse qualcosa che io non posso dire se è assolutamente vero, ma lo racconto nel libro perché, perché egli me lo disse, sono altri che semmai dovrebbero smentirlo, che aveva parlato con tutti i sindaci del passato, dagli anni 70 fino a me, e gli aveva di fatto fatto questo discorso, e l'aveva fatto a sindaci come Francesco Rutelli, Walter Veltroni, Gianni Alemanno. Guardi sindaco, lei ha tanti problemi, un problema lasci che me ne occupo io, ed è quello. Manlio Cerroni si esprime in maniera molto colorita, che a volte può essere anche divertente, dice della monnezza, questo fu il termine tecnico che utilizzò, della monnezza lasci che me ne occupo io, vedrà che lei non se ne pentirà. Hanno fatto così tutti i sindaci prima di lei. Io gli spiegai che della monnezza intendevo occuparmene perché anche lì abbiamo avuto grandi resistenze e non è stato facile da soli col lavoro della nostra giunta arrivare alla chiusura della discarica più grande del nostro pianeta. La discarica di Malagrotta, quando è stata chiusa, era la discarica più grande del pianeta Terra. Io lo racconto molto bene nel libro, la discarica più grande della Terra. Tutti voi, anche se in questo momento dite ma non è vero, non me lo ricordo, ma tutti voi la conoscete per un fatto drammatico, perché la discarica più grande della Terra era la discarica cosiddetta di Fresh Hills, che era la discarica di Manhattan, che venne chiusa definitivamente dopo che vennero, diciamo, tombati lì tutto il materiale che venne estratto dalla distruzione delle Torri Gemelle dopo l'11 settembre e dei grattacieli accanto alle Torri Gemelle. Quindi dal 2001 quella discarica venne chiusa definitivamente, era più grande di Malagrotta, e Malagrotta divenne la discarica più grande del mondo. Ora, la questione non è soltanto come spiegò amabilmente l'avvocato Cerroni. Dice, l'ho detto a Rutelli, l'ho detto a Veltroni, lasci perdere, me ne occupo io. Non è quello, l'ho detto ad Alemanno, è l'idea di un pianeta che abbiamo, è la stessa idea, che non è così diversa da quella dei diritti civili. Se noi crediamo in un pianeta dove l'ambiente è altrettanto importante quanto le persone, allora noi dobbiamo renderci conto che questo è l'unico pianeta che abbiamo, e quindi invece di mettere tutti i nostri rifiuti, come veniva fatto fino a settembre del 2013, nella discarica di Malagrotta, differenziarli e rimetterli in un ciclo industriale significa appunto avere cura di noi, del nostro pianeta, e anche recuperare denaro. Pensate che nelle ultime settimane, grazie a quelle decisioni prese nel settembre in un totale isolamento, perché il Partito Democratico non mi supportò in quella fase, e anche in molte altre fasi, ma diciamo in quel momento, quando arrivammo, prendevo delle decisioni che poi hanno delle ricadute positive sulla città fino ai nostri giorni. Pensate che dall'inizio di aprile, quindi siamo a maggio, poche settimane fa, è stato possibile chiudere un impianto di tritovagliatura, che è una specie di grande macchinario a forma di elica, come una specie di tritacarne, ma grande come metà di questa stanza, che trita, diciamo così, i rifiuti prima che vengano avviati ad altri percorsi.
rendendo più efficiente i nostri, cioè i vostri, i nostri impianti di tritrovagliatura che abbiamo, che sono pubblici e che fino, per qualche motivo, fino al 2014 lavoravano a metà della loro capacità lavorativa, abbiamo potuto addirittura chiudere completamente un altro impianto, anche quello appartenente all'avvocato Mario Cerroni, il tritrovagliatore di Rocca Cencia, dove noi consegnavamo ogni giorno mille tonnellate, da decine di anni, mille tonnellate di rifiuti al giorno, a un costo di 175 euro a tonnellata per i romani e le romane, cioè pagavamo 175.000 euro al giorno fino al 31 marzo 2016. Ecco, queste sono le cose che abbiamo cambiato, e la dimensione del denaro fa, non dico comprendere, perché se ci fosse qualcosa che io comprendo in più lo andrei a denunciare, ma fa capire che ci sono interessi davvero importantissimi, perché quando parliamo di 175.000 euro al giorno che vengono fatturati da una sola persona, possiamo facilmente capire che quella persona poi si possa dispiacere se gli impianti pubblici iniziano a lavorare meglio, e quindi viene sottratto 175.000 euro ogni giorno a un impianto di proprietà di una singola persona. Insomma, io credo che la visione spazia di cambiamento che noi abbiamo voluto portare, spazia dei diritti civili alla vita quotidiana della città, e questo certamente ha disturbato molti. Io in un'altra presentazione di questo, poi mi fermo e ridò la parola ad Andrea, ma di questo libro Marziano a Roma, che secondo me chiaro, voi direte è un conflitto di interesse perché l'hai scritto tu e quindi lo propagandi, ma secondo me tutti quelli che si accingono a votare dovrebbero leggere, perché ci è raccontato veramente come la città ha vissuto negli ultimi 60 anni, quali sono state le scelte strategiche, e ognuno di noi poi può dire: giusto che negli anni 60-70 si sia investito sulla gomma e non sul trasporto su ferro. Io penso che sia sbagliato, che si dovesse investire, come hanno fatto Parigi, Londra, Vienna, sul trasporto su ferro. Però insomma, io credo appunto che noi abbiamo portato e avviato un cambiamento che era assolutamente necessario per la città di Roma, una città dove molte delle decisioni più importanti venivano prese in circoli ristretti, in salotti ristretti, in segreterie di partito, e dove la faccia su qualcosa che veniva considerato scomodo, come ad esempio il Gay Pride, nessun sindaco ce la metteva, perché pensava di più non alla sua visione di una Roma proiettata nel terzo millennio, ma alla sua visione del personale consenso elettorale in alcune aree della città 6 mesi o 3 anni dopo. Intanto dico che Ignazio mi ha sorpreso, perché io credevo di voler entrare nell'attualità della campagna elettorale attuale con i protagonisti principali, i candidati sindaco, man mano un po' più avanti. Invece ha colto la palla al balzo e ha cominciato ovviamente, partendo dai diritti civili, che era il tema di oggi, a darci una sua lettura dei profili dei candidati principali. Candidati in corsa, e questo ci aiuta, perché ovviamente l'obiettivo principale di questo dibattito, di questo confronto oggi, è partire da un'esperienza importante di 3 anni, con lo sguardo della profondità storica, anche come ci diceva Ignazio, anche gli anni delle amministrazioni precedenti, ma per guardare al futuro, perché chi fa attivismo, chi fa politica,
chi vive la propria attività con la prospettiva del cambiamento e dell'impegno non può che guardare al futuro traendo l'insegnamento dal passato. E quindi questo credo che Ignazio abbia accolto il senso di questa iniziativa sin dalle prime battute, stando pienamente al gioco, tra virgolette. E torno a parlare di diritti civili per dire che Roma ha anticipato quello che poi qualche settimana fa si è riusciti a portare a casa in termini nazionali con la legge sulle unioni civili, che noi dei movimenti speravamo potesse essere una legge di piena uguaglianza che finalmente facesse uscire l'Italia dalla seconda fila, diciamo, dei paesi. E invece ancora non è il matrimonio, non si riesce a parlare di adozioni, non si riesce a fare una prospettiva di cambiamento più profondo. Però vedere sicuramente il sindaco in diretta nazionale, cioè i principali TG, che trascriveva i matrimoni, quelli sì, celebrati all'estero, è stato un enorme lancio comunicativo, perché credo che milioni di italiani e italiane hanno potuto constatare che le nostre famiglie non erano marziane, per restare al titolo del libro, erano famiglie delle nostre strade, erano e sono famiglie che vivono nella nostra società, nella nostra realtà, e che quindi meritano pieni diritti e pieno riconoscimento e piena dignità. Questo assolutamente, che lo dia questo messaggio in una città come Roma, è fondamentale. E non riguarda soltanto la qualità della vita e dei diritti e della dignità di quelle persone, riguarda la qualità della vita e di civiltà di tutta la comunità cittadina. Questo è importante ribadirlo. E riguarda anche l'economia, perché è una città che sa fare delle sue diversità e della sua capacità di attrazione di cultura, di giovani, di energie nuove, è un elemento di crescita economica. È una città che guarda al futuro. Roma in questi 20 anni è continuata ad arretrare nelle graduatorie di questo tipo, anche perché non è riuscita a cogliere quella sfida rispetto a città come Los Angeles, come San Francisco, come Barcellona, Londra, Parigi, Madrid, Berlino, tutte città che hanno fatto della capacità di attrarre giovani, ricerca, cultura, investimenti, energie nuove, artisti, di far incontrare e militare l'università tutte assieme, un elemento centrale della propria ricchezza, della propria attrattività culturale, della propria capacità di produrre innovazione, e quindi economia, che poi viene evidentemente distribuita a tutti i livelli della città. Quindi parlare di diritti, parlare di politiche sui diritti vuol dire parlare della città in senso complessivo, e l'averci investito così tanto dimostra che il sindaco Marino questo l'aveva veramente capito. Una cosa che poi sottolineava Ignazio Marino nel suo intervento era la gestione enorme del problema del debito e di tutto quello che comporta nella gestione delle risorse finanziarie della città, in termini di incapacità di investire poi nei servizi, nella manutenzione delle strade, nella gestione dei rifiuti e dei trasporti, perché sono tutte risorse che vengono sottratte alla collettività. Questa personalmente, per esempio, è una delle ragioni che mi ha convinto a candidarmi in questa occasione con la lista sinistra per Roma, perché su questo punto il programma di Fassina, che è un grande economista riconosciuto a livello anche internazionale, è molto chiaro di dire c'è la necessità oggi di rinegoziare col debito, con la cassa depositi e prestiti, di abbassare quell'interesse, quel tasso di interesse così alto che sta strozzando i cittadini e le cittadine romane, che impedisce qualsiasi tipo di sviluppo, e che pone, e qui viene la seconda domanda, la città di Roma sotto il ricatto del governo centrale. Perché anche questo sì, dalle prime pagine, Ignazio dice ci sono stati 26 accoltellatori, 19 del Partito Democratico, un unico mandante, quel mandante stava a Palazzo Chigi, Matteo Renzi. Se Matteo Renzi, sindaco, ex sindaco di Firenze, presidente del Consiglio, segretario del Partito Democratico, ha avuto questa possibilità, questo potere, e l'ha avuto anche in virtù del fatto del potere di ricatto che ha sulla città di Roma quando il governo non fa più i trasferimenti dovuti o promessi alla città, per esempio per un evento come il Giubileo, quando dice con un sindaco che non mi sta simpatico, che non mi è vicino, che non
io non parlo, lo cerco in tutti i modi di ribaltare il risultato democratico. Questa è la critica profonda poi di quel passaggio lì, non dando le risorse finanziarie, quindi lasciando che la città affondi nei suoi problemi senza la possibilità di investire, di trovare delle soluzioni. Questo è un elemento centrale anche rispetto alla prospettiva, e su questo devo dire il Partito Democratico purtroppo con la vicenda appena trascorsa non dà alcuna garanzia, ma le parole di Virginia Raggi di qualche giorno fa, che ha detto che si sarebbe dimessa in caso lo avesse voluto Grillo, quindi anche qui sulla base di un ordine dall'alto, non depone bene, perché la base della democrazia di una città, piccola o grande, ma tanto più quando questa città è grande e complessa ed è la capitale del paese come Roma, si basa sul rapporto di fiducia che c'è tra chi la ministra e gli elettori, cittadini, elettrici, elettori che eleggono i propri rappresentanti. Se viene meno quella dinamica lì, non ci si stupisce che poi a questa tornata l'aspettativa di partecipazione al voto si abbassi notevolmente, e già nel confronto Marino Alemanno c'era stato un notevole abbassamento dell'affluenza al voto, in particolare dovuta alla gestione di Alemanno, che era stata assolutamente terrificante per la città su tutti i fronti, a cominciare da quella della criminalità organizzata, che ha definitivamente attecchito e preso radici nell'amministrazione. Quindi questo rapporto rispetto a il potere dei partiti, l'interdizione rispetto alla gestione finanziaria, al potere di Palazzo Chigi, è la mia seconda domanda. Mi sembra anche questa sia molto sull'attualità, quindi ci terrei che Ignazio Gomez sulla prima insomma non si tirasse indietro, ecco. Assolutamente no, Andrea. Io esprimo quello che è il mio pensiero e anche quello che ho raccontato nella maniera più puntuale possibile nel libro. È certamente vero che è importante che la capitale di un paese, non dell'Italia, di un paese, abbia il sostegno del governo nazionale, non in quanto ti è simpatico o antipatico il sindaco di quella città, ma perché quella città è la capitale e quindi dovrebbe rappresentare l'orgoglio per tutto il paese. Tanti di voi avranno amici in Francia, tanti di voi avranno amici in Inghilterra, e provate a criticare a un inglese o a un francese la propria capitale e vedete dove vi manda, insomma, perché c'è un orgoglio nazionale che io ritengo sia qualcosa di giusto. Questo orgoglio si riflette poi anche nelle istituzioni e nei comportamenti. Pensate che con la nostra giunta abbiamo lavorato in maniera davvero molto rigorosa per calcolare i costi aggiuntivi che Roma sostiene, quindi tutti noi, qui c'è l'assessora, l'ex assessora Alessandra Cattoi, che ad esempio era e ha, dal suo punto di vista, ma anche dal punto di vista di Roma, ha e aveva ragione, era contraria al fatto che Roma pagasse con i soldi dei propri cittadini l'evento del 27 aprile 2014, cioè la canonizzazione di Giovanni Paolo II e di Giovanni XXIII, perché quello non è un evento del rione Borgo, ma è un evento a carattere nazionale ed internazionale. I milioni di euro necessari per il controllo del traffico, l'apertura straordinaria della metropolitana, la distribuzione di 500.000 di bottigliette di acqua minerale, gli straordinari di tutto il personale che ha dovuto lavorare quel giorno, sono stati pagati invece con i soldi delle tasse delle romane e dei romani. Per questo io ho insistito moltissimo, lo racconto nel libro, con l'allora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Graziano Del Rio, affinché si riconoscesse a Roma un fondo in più per quelli che sono i costi aggiuntivi, non una regalia, come era stato fatto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale
ai tempi di Alemanno, quando il governo Berlusconi per i primi 2 anni diede 500 milioni in più perché il sindaco era un sindaco affine alla sua visione politica, ma per un diritto della capitale del paese. Londra riceve ogni anno, e non importa che prima ci fosse Boris Johnson e adesso c'è un sindaco pakistano di religione musulmana, Londra continuerà a ricevere 2 miliardi di euro l'anno come extra costi per la gestione della capitale. Poi voi vi chiedete perché Londra ha quasi ogni angolo, di quasi ogni strada videosorvegliata? Avete un'idea di cosa è costato mettere la videosorveglianza in tutte le strade della città di Londra, in tutte le metropolitane? E adesso, se ci andate, c'è la videosorveglianza anche negli autobus, cioè tutti gli autobus, quelli rossi di Londra, hanno la telecamera con il controllo centrale della videosorveglianza. Ma quelli sono investimenti che per una capitale li deve fare il paese, proprio perché quella è la capitale. Roma ospita circa 1400 eventi di natura nazionale, può essere un convegno di avvocati o la manifestazione violenta dei Black Bloc, o il Gay Pride, che ovviamente ha una sua dignità differente, e ne ospita 1400 ogni anno. E quindi io iniziai a dire che Roma aveva il diritto di avere anch'essa un fondo per sostenere queste spese. Parigi ha meno di Londra, ma ha 1 miliardo di euro ogni anno. Noi ottenemmo, dopo quella lunga negoziazione, 120 milioni di euro l'anno, che sono assolutamente insufficienti, ma l'aspetto che Andrea e io davvero vi invito a leggerlo nel libro, perché è importante essere consapevoli di quello che accade. Quanti di noi ci lamentiamo ogni giorno del trasporto pubblico, del numero di autobus presenti, delle condizioni degli autobus, delle condizioni della metropolitana, delle condizioni della ferrovia Roma-Lido, che serve una città che nessuno nel resto del paese ci pensa, ma è più grande di Firenze. Ostia ha 300.000 abitanti, Ostia è una città più grande di Firenze e ha un servizio di trasporto su ferro che è praticamente quello messo su da Benito Mussolini, insomma, non perché i cambiamenti sono stati davvero, davvero molto, molto pochi negli anni. Bene, Roma non riceve da molti anni, da moltissimi anni, la parte che le spetta del cosiddetto Fondo Nazionale per i Trasporti, cioè noi in Italia, io ritengo che questo sia giusto, immagino che anche Andrea lo pensi, non abbiamo nelle nostre città un prezzo del biglietto dell'autobus o della metropolitana che corrisponda al prezzo effettivo. Perché non è così? Se voi andate ad esempio a Londra per una tratta anche breve pagate, non so, 4 sterline. A Roma abbiamo un biglietto a tempo che invece costa 1,50 euro. Bene, perché questa scelta? Perché riteniamo, e ripeto, io penso che sia giusto, che ci sia un fondo nazionale che quindi provenga da chi è più ricco, che paga più tasse, che permetta a chi è meno abbiente di spostarsi, così come di curarsi negli ospedali pubblici o di studiare nelle scuole pubbliche. Il Lazio riceve 576 milioni di euro l'anno per il trasporto pubblico. Sapete quanto io ho trovato in bilancio quando mi sono insediato? Ho trovato 0 euro, cioè il presidente della regione Lazio, che era Renato Polverini, nell'anno precedente mise in bilancio 0 euro. Dopo infiniti incontri con il presidente Zingaretti abbiamo ottenuto 140 milioni di euro l'anno. Sapete quanto ottiene Milano, che ha soltanto il 30%
della superficie servita da autobus metropolitana dal presidente Maroni, ottiene 300 milioni di euro l'anno. Allora voi ditemi come si può avere tre volte il numero di mezzi pubblici che ha Milano e farli funzionare con la metà dei soldi che Milano ha a disposizione, addirittura Napoli riceve 280 milioni, cioè il doppio di Roma. E questo non è giusto perché di quei 576 milioni il 70% del trasporto pubblico di tutto il Lazio è a Roma. E allora Roma dovrebbe ricevere diverse centinaia di milioni di euro. Quindi qui non c'è stato soltanto una volontà di spingere, di mettere in difficoltà una giunta della città da parte di Palazzo Chigi, ma c'è stata anche una scelta del presidente della regione Lazio che ha deciso di non dare a Roma quello che a Roma spetta, non di più, quello semplicemente che a Roma spetta per l'Italia. E infatti quando in giunta all'inizio il nostro assessore ai trasporti diceva qui il problema vero non è se gli autobus saranno puntuali o se avremo, come io chiedevo, le paline con l'orario dell'arrivo dell'autobus in tutta la città. Il problema è vero se riusciamo a farli uscire dai depositi gli autobus, perché per quasi due anni non abbiamo avuto neanche le risorse per le riparazioni dei motori degli autobus siamo arrivati a un punto che abbiamo la città ha una serie di autobus circa 2000, quasi 600 non sono nelle condizioni di uscire dai depositi proprio perché non ci sono stati neanche i soldi per la riparazione ordinaria. E questo però non è stato fatto soltanto negli ultimi 5 anni della giunta Alemanno, in cui si sono aggiunte situazioni gravissime come quella di Parentopoli, delle assunzioni diciamo senza concorso delle aziende, compresa l'azienda dei trasporti. Ma pensate che nella metro B i binari non sono stati sostituiti da circa 36 anni. Perché vi dico questo dato? Perché chi si occupa di ingegneria e di trasporti dice, afferma, scrive che per la sicurezza delle persone, quindi qui parliamo della vita delle persone, perché i treni trasportano persone con le loro vite, il limite massimo è 40 anni, quindi chi verrà eletto a giugno del 2016 deve sapere che deve cambiare almeno 20 km di binari, che sono i binari della metro B e che non sono la cui manutenzione non è stata fatta per 36 anni. Andate indietro di 36 anni e arrivate al 1980. E allora ecco, è chiaro che è importante in una fase come questa che chi si candida al governo della città dica che cosa vuol fare. Li vuole cambiare questi benedetti binari o non li vuole cambiare e vuole arrivare alla fine del suo mandato e poi chiuderla, la metropolitana B, perché diventa insicura? Insomma, queste sono le risposte che noi dobbiamo avere dalle persone che si candidano. Prima lo dicevo, abbiamo sentito parlare di hashish, no? Alcuni candidati si sono espressi se l'hashish fa bene o fa male. Abbiamo sentito parlare di unioni civili. Io vorrei come cittadino sapere se vogliamo completare ad esempio un'opera come la metropolitana C, se vogliamo mettere altri binari qui a poca distanza da dove ci troviamo, c'è Piazzale Ostiense. Con meno di 200.000 euro si possono riattivare i binari e le fermate che da Piazzale Ostiense portano via tram alla stazione di Trastevere. Questo è uno dei progetti che io avrei fatto in questi mesi. Una volta risanato il bilancio dell'ATAC, finalmente potevamo. Io non ne ho sentito parlare, nessuno parla di queste azioni concrete, del loro costo e del loro avvio e di quali devono essere diciamo le priorità
per la nostra città. Molti dicono ripareremo le buche, bene, ci dicano anche con quali danari, perché io do un'informazione ai nostri candidati sindaci: Roma ha 5.500 chilometri di strade. 5.500 chilometri di strade sono tutte in pessime condizioni, vogliamo ripararle bene. Io sono il primo a dire bene, sono d'accordo, ma vorrei anche sapere con quali risorse economiche e con quali strumenti. Certo, e anche quello che diceva Andrea è un elemento, che la questione della rinegoziazione del debito. Io penso davvero che sarà difficile rinegoziare un debito, non penso che sia così facile, perché, e su questo con rispetto mi pongo un interrogativo rispetto al progetto di Stefano Fassina, perché rinegoziare un debito è esattamente come rinegoziare un mutuo se abbiamo acquistato una casa. E nel momento in cui abbiamo acquistato una casa, se spostiamo il mutuo perché vogliamo pagare una rata più bassa, lo dovremo pagare per più anni. Insomma, non è che ci vuole uno scienziato nucleare per capire questi concetti, che fanno parte della vita dei nostri giorni, sono solo le proporzioni che sono diverse. E noi per pagare il mutuo per i 24 miliardi di euro totali accumulati negli anni da Roma, tutta l'Italia e Roma in particolare paga 500 milioni di euro all'anno, 300 milioni il resto degli italiani, 200 milioni i romani. E noi sì, certo, possiamo immaginare che ci possa essere la disponibilità dei romani ad allungare, e poi possiamo discutere se è giusto o non giusto e andare oltre il 2040, ma il resto degli italiani sono disponibili ad allungare il pagamento, non so invece che dal 2040 al 2050, e quindi lasciarlo ai propri figli e ai propri nipoti. Non è così semplice, e soprattutto come alcuni altri candidati, io adesso non lo ricordo, forse Andrea lo ricorda, non ricordo se è stato Alfio Marchini o Giorgia Meloni o chi, hanno detto che abbasseranno l'IRPEF. Beh, l'IRPEF è stata determinata proprio con una legge primaria dello Stato, e io non vorrei dare dei dispiaceri a questi candidati sindaci, ma dovrebbero un po' studiare forse quel libricino di educazione civica che si studia alle medie, alla prima, seconda e terza media ai miei tempi, dove c'è spiegato quali sono i poteri delle singole istituzioni. Un sindaco non può cambiare quello che è stato deciso dal Parlamento nazionale con una legge primaria dello Stato. Informo i candidati sindaci che dicono che abbasseranno l'IRPEF, che quell'IRPEF allo 0,9 per Roma è stata stabilita con una legge nazionale votata dalle due Camere, dal Senato e dalla Camera dei Deputati nel 2010. Quindi, se vogliono abbassarla, inizino a raccogliere i voti dei nostri 900 parlamentari e a far fare una proposta di legge, perché loro in Consiglio Comunale non lo possono fare. Io, rispetto al debito, mi limito a portare una piccola esperienza personale da presidente del Mieli, che si trovava a gestire un residuo del passato, per così dire, del 2000, col fisco, rateizzato in tanti anni, era una rata che era molto gravosa per l'associazione, e noi abbiamo potuto rinegoziarla con l'Italia, abbassando la rata e mantenendo, allungando il tempo, come giustamente diceva Ignazio, ma mantenendo la cifra finale esatta, perché nel frattempo si sono enormemente abbassati i tassi di interesse. Quindi se la ricontrattazione, esattamente come propone Fassina, prevede anche un abbassamento dei tassi di interesse esorbitanti rispetto, adeguando la realtà attuale, ai tassi internazionali di sconto, prevede un risparmio anche assoluto in termini di interessi, che è una cosa almeno su cui dovremmo ragionare per capire se vogliamo farlo. Interrompo per Andrea, perché quello che dice ha assolutamente senso, e quello che ho detto io
voglio completarlo con un'altra informazione, perché io facevo riferimento a quelli che sono i poteri di un sindaco e a quelli che sono i poteri di un Parlamento. Mentre il debito storico di Roma, questi 22 miliardi e mezzo, è un debito che è sotto il controllo del governo, altri debiti sono sotto il controllo del comune, e su quelli, anche se nessuno ne ha parlato, noi, Andrea, siamo intervenuti. Ad esempio, sul debito milionario, pensate che nel 2013, quando noi abbiamo chiesto alla grande società, l'Ernst & Young, di verificare il debito delle 45 farmacie di Roma, ci hanno detto che era di 11 milioni di euro, cioè le nostre farmacie, mentre nessuno di noi conosce farmacisti poveri, no? Le nostre 45 farmacie del Comune di Roma perdevano milioni di euro, e chi li pagava?